Il sonetto vittoriano ha l'equilibrio di tre cardini: rima, metrica, concettismo. Senza questo equilibrio, una poesia diventa fiacca, una camicia disfatta. Professor Steves, allora come spiega Whitman? Continua, altre due frasi, avanti. Beh, lui detestava rima e metrica, il punto era proprio disfare la camicia. Come ti chiami? Allen Ginsberg. Ginsberg? Tuo padre per caso è il poeta Louis Ginsberg? Lui scrive versi in metrica e in rima. Perché credi che abbia scelto questa forma? Perché è più facile. Questa università esiste grazie alla tradizione e alla forma. Vorresti che questo edificio l'avessero costruito gli ingegneri o Whitman e i suoi compagni di gioco? Non può esserci alcuna creazione prima dell'imitazione.